Traccio una riga centrale dalla punta del naso a metà della nuca e una riga da orecchio a orecchio. Dall'occipite traccio una diagonale in avanti sino all'orecchio, creando due triangoli. Inizio a lavorare sulla partizione anteriore. Traccio una sezione verticale a 90 gradi rispetto al piano e taglio i capelli con la tecnica del point cut. Successivamente prendo la seconda sezione e la trasporto sulla prima, tagliandola sempre con la tecnica point cut. Proseguo sino ad arrivare alla fine del primo sezionamento. Faccio la stessa cosa nell'altro lato. Trasporto tutte le sezioni sulla prima in maniera che il perimetro rimane lungo e la parte superiore rimane più corta. Così avrò più lunghezza, ma nello stesso tempo avrò più volume nella sommità della testa. Ora vado a lavorare sul sezionamento posteriore. Traccio una sezione verticale e la sollevo a 90 gradi rispetto al piano e taglio sempre con la tecnica del point cut, stabilendo un'altra lunghezza più o meno uguale alla lunghezza che ho stabilito in precedenza. Anche in questo caso le sezioni successive le trasporto tutte sulla prima, in maniera da avere un perimetro lungo, ma nello stesso tempo di avere più leggerezza nella parte centrale. Eseguo lo stesso procedimento anche nell'altro lato, trasportando tutte le sezioni sulla prima sezione.
Ora vado a lavorare sulle due sezioni centrali. Traccio anche qui una sezione verticale e collego le due lunghezze che ho stabilito in precedenza, ovvero la lunghezza anteriore e la lunghezza posteriore, seguendo in questo caso la rotondità della testa. Avrò così una linea guida dove ci andrò a trasportare tutte le sezioni successive, fino alla fine della partizione stessa. Eseguo la stessa tecnica nel lato opposto, trasportando sempre le sezioni verticali nella sezione guida. Successivamente traccio delle sezioni orizzontali a blocco e le trasporto a 90 gradi rispetto al piano. Questa operazione si chiama check cross per controllare se il taglio è lineare.
Adesso andiamo a lavorare sul perimetro del taglio. Traccio una sezione frangia e stabilisco una lunghezza tagliando con la forbice piatta, ovvero con il taglio classico. Eseguo poi delle sezioni verticali e trasporto tutto sullo stesso piano. Con le sezioni arriverò sino alla nuca e sino a dove arrivano i capelli, creando così una gradazione anteriore. Ripeto lo stesso procedimento sull'altro lato. Adesso vado a lavorare sul perimetro posteriore del taglio. Stabilisco una lunghezza e vado a tagliare con la tecnica point cut, stabilendo una rotondità a piacimento della parte posteriore. Bene, il taglio è finito. Il consiglio che vi do è quello di rivederlo più volte, di ripeterlo più volte, in maniera che il vostro cervello lo possa memorizzare per bene.
e una volta memorizzato ci impiegherete soltanto 10 minuti nell'esecuzione. Inside Shape, il taglio indicato per dare volume a capelli fini senza intaccare la lunghezza. Grazie per la visione e vi auguro buon lavoro.